Non fermatemi! Don't stop me now! Ha vinto Franco Morbidelli il Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini. Ragazzi, orgoglio italiano. Su 9 piloti sul podio delle 3 classi, 5 sono italiani. 3 in Moto2 abbiamo il podio tutoterreno in Moto2. Doppietta dello Sky Racing Team VR46 con la vittoria da parte del Baby Rossi, Luca Marini, suo fratello. Seconda posizione per Bezzecchi, peccato perché io in Moto2 ho una simpatia per Bezzecchi. Terzo Enea Bastianini, ma che corsa è stata quella della Moto2. Moto3 divertentissima, vince McPhee. Purtroppo mi spiace per Tatsu, Suzuki soltanto terzo, ma parliamo della MotoGP. Parliamo della MotoGP perché comunque in partenza si vede subito che Morbidelli e Rossi inizialmente potevano fare un altro mestiere con Miller in mezzo e poi la lotta per la quarta posizione con Quartararo e Vignales. Quartararo che cade, ragazzi. Quartararo che cade si dovrà ritirare dopo essere caduto un'altra volta e mette il mondiale ancora in gioco. Sempre più in gioco adesso Dovizioso a pochi punti di distacco dal pilota yamakista francese. Veramente, questo zero di Quartararo potrebbe valere tantissimo come lo zero di Albert Arenas in Moto3. Per quanto riguarda... Con vabbè, Triolo, grandissimo. È esploso veramente. Invece Meda purtroppo nonostante la vittoria di Morbidelli lui avrebbe voluto sicuramente la vittoria del Divale, però purtroppo non è avvenuta con Valentino Rossi che purtroppo all'ultimo giro è stato buttato giù dal podio da un attacco da parte di Joan Mir che chiude in terza posizione. Mamma mia veramente, mamma mia, poi veramente il nostro Pecco Bagnaia parte male, partiva dalla seconda fila, lui che cammina con una stampella in questo momento, veramente mezzo infortunato il pilota italiano di Team Pramac, veramente fa un rimontone incredibile, sorpasserà Vignales, sorpasserà Rins, sorpasserà Miller, veramente incredibile il rimontone di Morbidelli che era al ritorno dopo la caduta di Brno, dopo quel secondo posto. Sfumato ad Erez e la frontera arriva finalmente questo secondo posto che vale tantissimo per Bagnaia in questa pista che sappiamo favorisce molto le Suzuki e le Yamaha che sono due moto che vanno molto bene in curve di percorrenza quali sono quelle del circuito sammarinense poi in realtà saremmo comunque in Italia però diciamo sammarinense per quanto riguarda invece le KTM non pervenute quest'oggi miglior risultato per una KTM il decimo posto se non vado errato di Brad Binder con la KTM ufficiale non pervenuti vari Espargaró, Lecuona e il vincitore dell'ultima gara quella dello Spielberg 2 ovvero Miguel Oliveira però veramente è stata una grandissima gara con il trio italico nelle prime tre posizioni fino all'ultimo giro con Rossi che non riesce a tenere il ritmo da parte del ritmo impresso da Morbidelli si fa sorpassare da Pecco Bagnaia. Nell'ultimo giro poi Mir riesce a superare Rins a causa di un errore della sua prima guida diciamo e nella curva del tramonto riesce a sorpassare Rossi che tenta nella staccata del carro a riprendersi la posizione sullo spagnolo della Suzuki, ma non ci riesce. Purtroppo, per tanto così, abbiamo mancato il tris italico sul podio. Mi spiace tanto, però comunque ha vinto Franco. Ha vinto Franco, prima vittoria in MotoGP, secondo Franco, Pecco, veramente. Non potevamo chiedere di più, veramente. Io ragazzi vi saluto che adesso inizia la Formula 1, c'è anche il Tour de France, la Tirreno Adriatico per una domenica rovente per quanto riguarda i video. Vedremo, forse potrebbe arrivare qualcosa anche riguardante l'NBA. Non lo so, se ne occuperebbe Ciccio in caso, io non lo so. Noi ci diamo un prossimo. Ciao ciao.